che dire, intanto siamo tutti veramente felicissimi di aver raggiunto un obiettivo che soltanto 2 mesi fa era praticamente irrealizzabile e lo abbiamo raggiunto solo facendo 9 vittorie consecutive, che sicuramente sono tante, e i ragazzi sono stati molto bravi e hanno tenuto sempre la barra dritta anche nei momenti in cui le cose andavano male, e anche quando, pur migliorando, i risultati non ci premiavano. Penso alla partita con Roseto, penso a quella con Sebastiano Rieti, a quella con Rimini, però non abbiamo mai mollato il colpo, e quando finalmente i risultati hanno iniziato un po' a premiarci ci abbiamo sempre creduto di poter comunque tirarci fuori dalle secche dei play-out il prima possibile. Poi, quando abbiamo visto un lumicino di speranza per agguantare i play-off, non ci siamo fermati, e devo dire che insomma un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi, perché mi hanno seguito, sono stati molto bravi nel crederci insieme a me, quindi e ovviamente ringraziamento anche alla società, che ha fatto sempre in modo di farci sentire la fiducia. Adesso giochiamo questi play-off con l'animo libero, con lo spirito libero, cerchiamo di, più che altro questa settimana ci servirà per mettere a posto alcune condizioni fisiche che sono veramente borderline, però insomma confidiamo di arrivare a playoff facendo la miglior figura possibile, perché ce lo siamo conquistato con grande fatica, quindi cerchiamo di fare il massimo per andare a giocare e continuare a fare belle figure dove siamo chiamati in campo.